Comincerei questa prima riflessione, meditazione, dicendo che siccome, tanto è un argomento anche per voi, siccome non è facile, non è difficile trovare sacerdoti che non credano all'esorcismo, non credano all'esistenza del maligno. Io ho incontrato anche fior di monsignori che non credono a questo. Io dico, guarda, la Chiesa ha un rito per il matrimonio, lo conosci? Sì. La Chiesa ha un rito per l'estremunzione, unzione dei malati, libri ufficiali della Chiesa. La Chiesa ha anche un rito per gli esorcismi, libro ufficiale della Chiesa. Capite, amici? E allora anch'io ho cominciato a fare l'esorcista preso così al volo, come Gesù ha preso gli apostoli, erano pescatori, seguitemi, e io ho seguito il mio vescovo. Poi però mi sono anche preparato, evidentemente, no? Io partecipo da un po' di anni, tutti gli anni, a convegni di aggiornamento a Roma con esorcisti italiani e con esorcisti di tutto il mondo. Studio, mi documento, mi confronto con altri esorcisti, così per cui credo, così con le mie capacità che sono quelle che sono, però credo di essere abbastanza orientato. Io quando faccio un esorcismo uso il testo della Chiesa. Però siccome quel testo lì in un'oretta si esaurisce, è solo preghiera, eh? Chi vuole partecipare a un esorcismo credendo di trovare chissà che cosa, arriva a pregare con l'esorcista, rispondendo al rito o quando opera l'esorcista con la corona del rosario, andando avanti in continuazione così. Ma il rito dura un'oretta. Alcuni esorcismi durano 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore. Ho detto, io sono arrivato al limite della sopravvivenza, 6 ore e un quarto continuativo di preghiera. E allora dici un po' tutto, no? E dice 1, 2, 3 rosari, e dice la coroncina della Divina Misericordia, e poi vai a cercare le litanie del preziosissimo sangue, e vai a cercare le litanie di San Giuseppe, e poi del Sacratissimo Cuore, e preghi, e preghi, vedendo di sfiancare il diavolo, se non ti sfianchi tu per primo. Io mi ricordo, ero all'inizio, ero un po' un fessacchiotto, un po' un ingenuotto. A un certo punto il maligno, perché col maligno si parla, il sacerdote parla, il sacerdote è anche aggredito, prete di M, coglione, vieni giù all'inferno con me, non vada a insultare, è Satana, no? E certe volte, col permesso di Dio, tu puoi anche comandargli e chiedergli. Io normalmente mi rivolgo alla Madonna, lì un bel ovale della Madonna di Medjugorje, e dico, Madonna, ti chiedo il permesso, se ti piace, di comandare al maligno di rispondermi, ma in tutta verità, perché le storie sue non le voglio, le bugie sue so che le dice a ripetizione. Se tu gli comandi di dirmi quello che serve per l'esorcismo, io ti ringrazio. E tante volte la Madonna lo obbliga. E io ho qui tutta una serie di dialoghi fatti col maligno che mi sono ritrascritti e che voglio condividere con voi. Per esempio, questo primo incontro con voi faccio esorcismo con il canto dell'Ave Maria. A me piace tanto cantare, no? Questo ringrazio, no? E Satana patisce particolarmente il Gloria, se è cantato anche nel Rosario,
il gloria della messa, così, il credo, patisce tutti gli atti di fede e patisce i canti. Io questo posso dirlo qui tranquillamente, anche se io registro per me. Io un giorno gli faccio sentire Gospa maica moia, cra... Basta! Mi fa, basta, lì non c'è nessuno! E mi faccio, bene, visto che tu sei un impostore, vuol dire che lì c'è qualche cosa, no? È vero? Rispondi? E lui cambia totalmente voce e mi dice, lei accoglie tutti, lei vuol bene a tutti e quello è il nostro inferno sulla terra. Ma che piacere, gli dico, perché io lo sfotto anche, no? Ho piacere perché la Madonna io la amo molto, a parte che poi viene fuori e mi dice una cosa, mi ha lasciato senza fiato. Tu sei un suo prediletto. Dico, beh, la Madonna lo dice già a Medjugorje, a tutti i preti. Siete i miei prediletti. Che poi me lo dica anche il diavolo, beh, insomma, mi fa anche piacere, insomma, no? E allora io, finito le orazioni del rituale, finito io, comincio il rosario e in via ordinaria il rosario è quello che dà il colpo di grazia al maligno. No. Ho provato anche col tempo, insomma, a chiedere alla Madonna la grazia, sempre il permesso alla Madonna, che anche la persona posseduta rispondesse al rosario. Allora io dicevo l'Ave Maria. E chiedevo, facevo tacere, perché ho sempre 4 o 5 aiutanti in giro che tengono ferma la persona se si agita e che pregano con me. E questo neanche vuol rispondere, questo demone che possiede questa ragazza, no? E dico, ah, guarda che io non cedo, non cedo. Madonna, se tu vuoi, manda San Giuseppe giù botte da falegname, giù botte, dagliene giù. E alla fine, insistendo, 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 il demone lascia parlare questa persona. Prima male, no, no, voglio un bel italiano distinto. E risponde, Santa Maria, è incredibile come Satana debba sottomettersi al potere di Maria. Poi dico, adesso di tu la prima parte dell'Ave Maria. No, no, mai. E poi alla fine, magari ci vuole quasi un'ora a dire questo rosario, eh? Ma alla fine è bellissimo. E oggi vi voglio raccontare una volta che è successo questo. E la mia segretaria trascrive perché avevo registrato e poi mi trascrive. Mentre Don Ambrogio prega, si sente in sottofondo il diavolo che sospira, fa versi di insofferenza. Don Ambrogio dice, O Signore, permetti che io faccia un po' lo sbarazzino, ma se rientra nel tuo volere, se no zittiscimi subito, mi hai dato la gioia nel sentire la disperazione di Satana, mi hai dato gioia nel sentire com'era all'opera Michele nell'incatenarlo. Il diavolo. Ah, togli queste catene di M. Lui è sempre, questo è il suo discorso, no? Voglio uscire, urla da arrabbiato. E io. Michele, vieni, mandato dal cielo, mandato da Maria, che è la tua regina, incatena questi demoni
che si erano qualificati, il primo come Lucifero. A me era venuto un colpo, quando ho chiesto chi sei? Lucifero! Ho detto, mamma mia, di fronte a chi sono? Chissà poi se era vero, eh? Bisogna sempre prendere con beneficio di inventario. E il secondo si era qualificato come Belzebul. Michele, umiliali. Sotto si sente il diavolo come se ruggisse e stramazza forte. Il diavolo. E bestemmia sonoramente. Togli queste catene di M, le odio. Don Ambrogio, alzando questa volta il tono di voce, Michele, chiudigli questa bocca sacrilega, chiudigliela e continua l'opera che Dio ti ha dato di compiere. Umilialo, umilialo, precipitalo nell'inferno. Il diavolo sembra fare un cagnolino stavolta che annaspa. Poi il sacerdote, con tono più pacato, continua mentre si sente il respirare concitato del diavolo. Oh Signore Gesù, che mandi San Michele, che mandi i tuoi arcangeli, che mandi Maria Santissima, con la sua dolce potenza, col suo piede celeste che schiaccia la testa a Satana, o Signore Gesù, ti chiediamo di liberare questa figlia adesso, subito, Signore, che è già stata tanto tribolata dal maligno, e ti chiediamo se rientra nel tuo disegno di liberarla per sempre, affinché possa tornare alla sua famiglia piena della tua santità, tornare a suo marito, alle sue figlie, tornare a tutti coloro che gioiscono della sua presenza e tornare libera. Non mi è stato concesso. Ma durano tanto gli esorcismi. Io ho ricevuto da un altro esorcista una donna non anziana che era 18 anni che era esorcizzata da quel sacerdote. E io ho continuato per 5-6 anni così. Sempre se rientra nel tuo disegno. Don Ambrogio e chi lo assiste recitano: Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta come in cielo, così sia fatta sulla terra. Donaci anche oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E qui c'era ancora la versione vecchia del Padre nostro, perché è un po' di anni fa. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Io amo pregare gustando le parole, sempre. E mi perdonerete se vi ripeto queste preghiere che già sapete, ma sono una preghiera che ancora oggi io, adesso, rivolgo al cielo. Perché sento che in questo momento io non sto facendo un esorcismo, però sto facendo l'insegnamento che la Chiesa desidera per i suoi figli. Salve, salve, Regina. E di solito lui fa i versacci. Guarda che anche Regina tua, eh! No, senti, smetti di fare bamba. Rispondi, te lo ordino in verità. E anche tua regina? Regina del cielo e della terra. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo,
gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Com'è bella la Salve Regina. Peccato che i bambini non la sanno. Insegnatela. Io, quando ero parroco in azione, ero una parrocchia di 20.000 abitanti, avevo un esercito di 40 chierichetti e chierichette. A tutti ho insegnato la Salve Regina. Perché incontravo i bambini che andavano alla prima comunione, le sai le preghiere? Cosa sai? Padre nostro, dimmelo. Padre nostro. Poi un po' la Salve Regina. Un pezzettino. E poi basta. E dico, ma se questi bimbi non imparano le preghiere per la prima comunione, non le impareranno mai. Allora prendo il prete giovane che mi seguiva già e dico, don, ma questi bambini non sanno le preghiere del buon cristiano. Oh, ma io le dico alla catechista. E io prendo le catechiste. Care sorelle, questi bambini non sanno... Ah, ma noi gliela insegniamo. Male. Le preghiere non si insegnano, si recitano. Io non le ho imparate. Le ho imparate recitandole da mia mamma con i miei quattro fratelli. Ricordatelo, solo recitando si imparano. E la Salve Regina è una preghiera, perché poi dopo uno, quando le sa, non le dimentica più. Mi chiamano all'ospedale. Don, c'è Massimiliano, un omone più alto di me, un gigante. È in coma, dicono che è un coma vigile. E io vado lì, vicino a... E siccome il cappellano di un grosso ospedale mi aveva insegnato che l'udito è l'ultimo senso che abbandona i moribondi, io vado lì e gli faccio, Massimiliano, sono il tuo parroco. Vedo che questo, facendo di sì con la testa, dico, senti, voglio pregare con te. E se tu vuoi, in silenzio prega. Comincio l'Ave Maria. E lui non è vero che muove le bocca. Non riesce a parlare. I suoi familiari erano strabiliati. Era 2 giorni che era in coma. Io gli dico l'Ave Maria all'orecchio e lui risponde. Amici, amici. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Io vi auguro di gustarle le preghiere. Dicono che Francesco d'Assisi, quando cominciava il Padre nostro, il Signore cieli, si bloccava. Non più Padre Bernardone, ma Padre nostro che sei. Io vi auguro di provare il gusto della preghiera. C'è una frase di un santo, questo credo sia Sant'Ignazio di Loyola, nei suoi esercizi spirituali, che dice, non il molto sapere sazia l'anima, ma il sentire e il gustare le cose internamente. Non il molto sapere sazia l'anima, ma il sentire e il gustare le cose internamente. Vi auguro, cari amici, il gusto della preghiera e dell'adorazione davanti al Santissimo Sacramento. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nel sottofondo si sente il diavolo che è insofferente, borbotta, sembra piangere, grugnisce. Don Ambrogio dice, o Michele, ti invoco, vieni, mandato giù dal cielo, vieni a compiere il volere di Dio, princeps gloriosissime celestis militiae.
principe gloriosissimo dell'esercito del cielo. Il diavolo fa un verso forte come se vomitasse, sovrapponendosi alla voce di Don Ambrogio che prega in latino. E mentre prega la preghiera in latino continua, lui urla: «Angelo più bello, ti odio!» Grugnisce e sta male, come se volesse liberarsi. Don Ambrogio a sua volta alza la voce per pregare e lui urla: «L'odio! Odio la sua bellezza! La odio, la odio! Odio queste catene di M che mi fanno... Odio queste catene!» Continua a grugnire, mentre Don Ambrogio, tranquillo, va avanti a recitare la sua preghiera in latino. Grrr! Sembra fare i gargarismi e a fatica pronuncia il nome di Gesù. Solo lui e lei sono più belli di te. Di te, Gabriele, di te, Michele. Lei è più bella e mi dà fastidio, mi dà fastidio. Il diavolo dice mentre piange: «Mi dà fastidio, mi dà fastidio il suo silenzio, non apre nemmeno la bocca, mi dà fastidio questo silenzio, lei non parla, lei comanda, come te, prete di M, lei comanda, io la odio, la odio. Lei è dappertutto, lei è dappertutto, la odio, lei in ginocchio ad adorare suo figlio». Prosegue concitato: «La odio, la odio, la odio, oh, la odio quando sono in chiesa a disturbare». E il diavolo fa un catechismo, è suo malgrado, quando parla sotto ordine di Dio. «Quando sono in chiesa a disturbare e lei non mi guarda nemmeno». Mamma mia, eh? «Se ne frega di me». Capite? Lo sappiamo, no? Che ignorare qualcuno vuol dire ucciderlo. E lei continua in ginocchio con gli angeli durante il sacrificio a guardare i sacerdoti di M, e lei è lì in ginocchio e non mi guarda neanche, anche se disturbo, lei non si preoccupa. Lei si preoccupa solo a guardare il figlio suo e piangere durante il sacrificio. E poi lei è contenta a guardare voi che ricevete il suo corpo. È triste, poi piange, piange perché si capisce che voi non siete degni, non avete confessato tutto. E lei capisce e piange e però prega, comunque prega per voi. Il demone sembra piangere mentre parla e manda gli angeli a stare vicino a voi dopo che avete ricevuto il corpo. Quelli che sono lontani, quelli che ricevono per ricevere solo quel corpo, mi dà fastidio che lei in chiesa se ne frega di me. E si mette a piangere. Lei se ne frega, lei solo adora, è lì ad adorare prima ancora che voi preti veniate in chiesa. Bellissimo questo, amici, bisogna saper leggere. Lei non è presente solo durante il sacrificio, lei adora il tabernacolo. Magari il prete arriva indaffarato a dir messa, pim pum pam ti tu tac, e Maria è già lì ad adorare. Prima che voi preti entrate in chiesa, e lei è già lì ad aspettare voi sacerdoti, lei è già lì ad adorare con gli angeli e con tanti santi. E dopo diventa, dice con fatica Satana, il tabernacolo.
porta con sé, come se avesse ancora lui in pancia. Il tabernacolo lo tiene lì vicino a lei. Roba di prima mano, amici. Capite cosa dovremmo vivere noi con l'Eucaristia e con Maria? Io dissi queste cose e un giorno viene una mia parrocchiana di una certa età portandomi un paio di immaginette, vecchie quasi come lei, credo, che oggi si usano le fotografie, si usano. 50-60 anni fa si disegnava. E mi porta due immaginette in cui si vede Maria lì accanto a Gesù che celebra l'Eucaristia, gli angeli con le candele accese, come fanno i chierichetti attorno all'altare, e alcuni santi in giro. È una catechesi questa. Peccato che hanno considerato banali questi disegni, pieni di fede. Oggi si fanno rappresentazioni fotografiche meravigliose, dove sia la fede lo sa solo il fotografo. E poi va avanti, eh? Posso andare avanti, siete stanchi? Reggete, non siete. Però, continua Satana, lei è triste. Lei è triste e si mette a sghignazzare e poi urla. Lei è triste, però crede ancora in voi. Se devi fartele sentire dire dal diavolo che la Madonna ti ama, che sei un suo prediletto e che ti ama Maria. In pochi crede però, ma lei crede ancora, anche se siete in pochi. Povera donna! E si mette a ridere. Povera donna! Una mamma che piange e continua a ridere ancora più forte per voi! Ma finisce questo riso quasi in uno strozzarsi. Lei piange per voi, lei piange per voi. E poi con tono imperioso, dovete capire questo. Ci fa la predica, eh? Ma non vi abbandona. Ma dovete tornare. Lei prega, ripete con fatica, lei prega. Dovete credere nell'Eucaristia. Tu pensa cosa è costretto Satana a dire. E non vi rendete conto di quel corpo, come lei piange tante volte, come voi andate a ricevere. E con fatica dice, c'è scritto che non siete preparati e ricevete la vostra condanna. Conosce la Bibbia, Satana, eh? Ma voi non prendete sul serio queste parole. Scandisce bene le parole. Ricevete la vostra propria condanna. E lei piange per quello. Poi si blocca. Tossisce, urla, basta, basta! Don Ambrogio ripete la preghiera. Michele, noi rendiamo lode a Dio. Ti prego, mandalo via. Ti prego, libera questa creatura. Vattene, Satana! A questo punto la persona si libera e canta. Ave, con una vocina, una voce bellissima questa ragazza. Ave Maria. Avevi lì questa, che prima bestemmiava, perché era
manovrata da Satana, adesso che è liberata, che è sotto il potere di Maria, Ave Maria piena di grazia, la canta. Don Ambrogio e chi lo assiste prima fanno silenzio, poi si uniscono a cantare l'ultima parte dell'Ave Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.